Siamo ad Albanella, anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la 21esima edizione della giornata promozionale dell'olio d'oliva. Vediamo che cosa ne pensa la gente, infatti curioseremo tra gli stand enogastronomici e vedremo che cosa si può degustare. Andiamo a vedere insieme. Buonasera. Sì. Sabetta, giornalista. La nostra direttrice. Sempre, tengo un vangariello qua. Sempre, guardo voce di strada. Perfetto. E la sento. Ma pure a Pessimo siete stati ultimamente o no? Sì, sì, sì. Ah, perché sembrava uguale, però ma potessi che mi confondo. Bene, ci troviamo a questa giornata promozionale dell'olio d'oliva. Che cosa ne pensa di questa festa? Una cosa molto bella, solo che quest'anno olive non ce ne sono. Abbiamo il problema dell'olio. Purtroppo i moschi si hanno mangiato, hanno bucato tutto. Quindi abbiamo avuto problemi con proprio nella raccolta, con la crescita. Non ce ne sono, ci sono solo le piante. Ecco, però la curiosità è questa, ci troviamo vicino al fuoco, il fuoco lo sappiamo, riunisce un po' la gente di paese, ci ritroviamo tutti insieme. Che cosa ne pensa di questo? Le manca? Le fa piacere averlo ogni anno? Allora, io non vivo più qua, sto a Battibaglia, però c'è una casa qua, forse la signora lo saprà, non lo so. Io sono molto amico del suo fratello, Domenico, sono molto amico. A me piace che questo paese sta finendo, mi dispiace. Io l'altra sera ero da solo col cagnolino, sono passato da qua, mi mettevo quasi paura. Veramente è grave, grave. È un bel paese, ma sta finendo. Secondo lei su che cosa sta finendo? Non c'è gente, non c'è nessuno. Qua la sera ti puoi coricare in mezzo alla strada. Macchine non ti buttano sotto. La santa verità è questa. Meno male che ci siete voi con questa voce di strada. Che io vado a cliccare e vi vedo. Ah, se fosse come una volta Albanella. Questo dico. Io sono del bosco qua. Quindi abita ad Albanella, conosce Albanella. E forse è l'unico momento dove trova forse i vecchi amici è proprio la festa, la giornata promozionale dell'olio d'oliva. Veramente, speriamo che la gente viene almeno per viene qua. Ok, qual è il piacere? Ecco, lei stava vicino adesso a una fonte di calore vicino al fuoco. L'ho fatto io anni fa. Questo quindi l'ha creato lei? Brasile, sì, ha fatto parecchi anni fa. Salve, buonasera anche voi alla 21esima edizione di questa giornata promozionale dell'olio di oliva. Che cosa ne pensa? Ecco, un modo per ritrovarsi tutti insieme qui in piazza e rincontrare i vecchi amici, no? Certo, certo. Vabbè. Lei abita ad Albanella? Sì, sì, siamo di Albanella. Quindi che cosa ne pensa di questa festa? Va bene. Va bene, le piace? Certo. Buonasera. Buonasera. Qui invece vediamo ecco dei dolci, siamo tutti alla festa dell'olio, anche la scuola si impegna per questa festa, madre. Che cosa ne pensate di questa festa? Più la scuola. Tutte le altre cose. Però tutti quanti abbiamo, come dire, diritto a vivere, no? Che cosa presentate come istituto? Dolci che hanno fatto le mamme, fatti in casa. Stamattina in giornata, sono ancora freschi. Ho capito, quindi vi impegnate come per la sagra, è un'occasione per ritrovarvi tutti insieme e presentare dei dolci. Ha uno scopo questo stand qui? Sì, uno scopo in quanto abbiamo ristrutturato la scuola e abbiamo dei debiti da pagare, allora abbiamo fatto così. Quindi è l'occasione giusta per pagare i debiti e per fare festa insieme alla Proloco di Albanella per questa festa dell'olio, vero? Perfetto, io ringrazio madre. Le cose che si fanno nella vita vanno sempre a 3 a 3. E qua abbiamo la scuola che fa la propaganda, la scuola che dà il cibo giusto, ci sono anche le scritte, cose, gli ingredienti, e la scuola che ha bisogno di aiutarsi. Perfetto, vogliamo presentare un attimo ai nostri telespettatori quali sono i dolci che abbiamo fatto e presentiamo qui stasera. Presentiamo un attimo i dolci che presentiamo a questa giornata promozionale dell'olio d'oliva ad Albanella. La scritta,
prodotti che abbiamo preparato noi mamme. Ecco, mi diceva la madre per la ristrutturazione della scuola, quindi vi siete trovati a rimanere, far rimanere questa scuola sempre funzionale. E quindi avete trovato l'occasione giusta di farlo alla giornata promozionale dell'olio d'oliva. Vogliamo aiutare le scuole. Bene, qual è il vostro contributo a questa festa? Stiamo partecipando, ogni mamma ha partecipato a fare dei dolci e cerchiamo e speriamo che riusciamo nel nostro intento. Sempre qui ad Albanella incontriamo anche uno stand dell'associazione di volontariato Ho un sogno, che alla fine è un movimento. Sostanzialmente sì, ma è un termine da utilizzare con le pinze, sai, nel senso che a volte può anche essere frainteso, ma movimento significa quello di creare costantemente qualcosa, probabilmente anche creare l'idealità della vita stessa che manca. E questo è il nostro compito, questa è una delle parti delle nostre attività, è il laboratorio creativo, abbiamo la Social Rossa che se ne sta occupando e una serie di interventi che faremo nel sociale, abbiamo già fatto, stiamo facendo e continueremo a fare. Quali saranno i prossimi interventi? Vi trovate qui in una festa locale, lo ricordiamo, la promozione dell'olio d'oliva. Che cosa presentate qui stasera? Beh, qui stasera abbiamo semplicemente le realizzazioni artigianali del laboratorio. Questo è essenzialmente. Quello che faremo invece nei prossimi giorni, posso darti lo scoop, virgolette, ovvero nella settimana abbiamo avuto dall'amministrazione comunale in piazza Sant'Anna a Matinella, come è stato messo anche qui, lo vedi qui dietro di te, lo stesso albero è giù, così come credo faranno anche qui i ragazzi del forum, giù organizzeremo l'addobbo dell'albo di Natale con tutti oggetti che vorranno portare i bambini della scuola elementare di Matinella. Abbiamo chiesto autorizzazione, nei prossimi giorni dopo l'Immacolata riusciremo a realizzarlo. Aspetta, non è finita qui. Il 21 ti aspettiamo e vi aspettiamo tutti in piazza Sant'Anna, perché collaboriamo con la parrocchia di San Gennaro, c'è il presepe vivente, una giornata bellissima perché vedremo i ragazzi cantare, recitare la Natività. Il 28 in chiesa a San Gennaro, sempre a Matinella, avremo Christmas Jazz, ovvero Antonio Bolognino, Manuela è un ospite d'eccezione, presenteranno musica jazz naturalmente dedicata a Natale. E il 4 vi aspettiamo per una nuova manifestazione che lanceremo, ovvero l'abbiamo intitolata Ensemble, ovvero i talenti albanellesi, ovvero talenti in termini strumentali, che sono uno strumento albanellesi, potranno iscriversi gratuitamente e esibirsi durante quella giornata in chiesa. Concludiamo il 5 di gennaio qui proprio ad Albanella, dove Gest Service ha chiesto la nostra collaborazione per realizzare la loro seconda edizione della corrida. La manifestazione è molto importante perché si dedica la giornata alla nostra carissima Gabriella De Rosa, e noi non potevamo dire di no. Vi aspettavamo in tutte le nostre serate, ad Maiora sempre, da Mimmo Santoro e dalle socie. Alla 21ª edizione della giornata promozionale dell'olio d'oliva incontriamo anche il sindaco di Albanella, Renato Iosca. Sindaco, un appuntamento importante per la città e anche un modo per rincontrare persone, amici che vivono lontano e che si incontrano qui ad Albanella. Assolutamente, questo è anche un motivo per ritornare qui. Pensate che la 21ª edizione, nata tantissimi anni fa, nel 94-95, io quest'anno ritorno ancora una volta a fare il sindaco dopo 10 anni durante i quali non sono stato il rappresentante di questo paese. È una manifestazione che la gente vuole, è una manifestazione molto cara agli albanellesi. Ad Albanella non c'è famiglia che non ha ulivi, non c'è famiglia che non produce olio, tanto per questo paese si chiama il paese di ulivi, il paese degli ulivi. Quest'anno sarà l'occasione anche per presentare un grande progetto, che è il progetto di un frantoio
che nascerà grazie proprio alla cooperazione di tutti i cittadini di Albanella attraverso la riqualificazione di un vecchio mattatoio abbandonato. È quindi un momento molto importante che attendeva da tempo la nostra cittadinanza. E spero che sarà appunto l'occasione per dare un ulteriore input al rilancio del nostro prodotto, che è un prodotto veramente di nicchia e che sono sicurissimo si affermerà nel mercato mondiale. Siamo con la signora Maria, anche lei, la signora Maria Mazza. Signora, allora lei presenta uno stand di artigianato, che cosa ha presentato qui alla promozione dell'olio d'oliva? Fatte delle cose fatte all'uncinetto, con il filo, centri, copertine per bimbi, collane, orecchini, queste cose fatte per hobby, io lo faccio per hobby. No? Quindi un suo hobby non è un lavoro? No, non è un lavoro, no, perché io lavoro, faccio la contadina. Quindi non è che faccio, lei lo fa. Quindi ha presentato qui stasera, sì. Ha trovato l'occasione giusta per poter presentare i suoi lavori nel tempo libero. Io faccio i mercatini, questi mercatini giusto per farvi conoscere quello che faccio, che mi piace, anche che non comprano comunque mi piace. Perfetto, facciamo vedere un attimo i lavori, così mi spiega un attimo, questo qui per esempio... Questa è una copertina per un bimbo, una copertina, uno scialle, cosa per bimbi, per neonati. Sì. Ecco, quanto tempo ci impiega per un lavoro del genere? Io vi devo dire la verità, io vado veloce con le mani, quindi non ci metto molto. Più o meno? Un paio di sere, perché poi... Quindi in due sere riesce a completare un lavoro così? Poche ore. Perfetto, qui invece vediamo... Qui ci sono degli scaldacolli... dei cappelli, diciamo dei cappellini, in italiano si chiamano guantini, questi qua sono cappellini, mantelle. E quindi anche per questa oggettistica qui riesce ad impegnarsi in due serate? Riesce? Sì, pure questo qua l'ho fatto in una serata. In tre ore, perché io... È veloce. Che cosa... devo finire subito un lavoro. Che cosa ne pensa di questa festa? Bellissima, bella, perché comunque fa venire gente pure nei paesi e quindi a conoscere... Quindi un modo per incontrarsi, incontrare nuova gente. A me piace molto fare amicizia, conoscere nuove persone, quindi è una quindi cosa è buona. Giusta. Sì, un'occasione sì, giustissima. Trova riscontro? Sì, vengono a vedere, domandano se l'avevi fatto lei, pensavano che l'avevo comprato. No, solo la lana sì, però diciamo no... Perfetto. Diciamo gli oggetti sono tutti fatti a mano, riciclati, qualcuno riciclato, diciamo che per esempio questo è un foulard, allora non mettevo più e l'ho messo come... Perfetto, quindi trova anche l'occasione giusta di togliere qualcosa da casa. Che non mi piace più e la riciclo. E vediamo un po' che cosa stanno degustando, che cosa state degustando di così buono? Bacca di al baccalà. Come il sapore? Buonissimo, veramente buono. È la prima volta che si trova qui ad Albanella? Mio padre era di Albanella e io approfitto... L'occasione giusta per ritornare nel paese d'origine, sì. E assaggiare i prodotti tipici. Sì. Vabbè, ma io non sto lontano, sto a Capaccio Scalo. Quindi... Va bene, quindi però non si trova spesso magari ad Albanella? No. Ecco, come la trova questa festa qui? È appena iniziata, diamogli il tempo di movimentarsi. Ho capito, è il primo piatto quindi che assaggia. Sì, ottimo, veramente ottimo. Se vuole favorite. No, grazie. E come abbiamo potuto vedere, oltre all'enogastronomia, artigianato e tanta musica. Andiamo a vedere che cosa succede tra un po'.
Alla giornata promozionale dell'olio d'oliva ad Albanella troviamo anche l'associazione La Panchina con il presidente Emilia Verderame. Buonasera presidente. Diciamo che per noi è l'ennesima occasione per presentare le attività dell'associazione, che è un'associazione di volontariato che si occupa essenzialmente di cardioprotezione ma di tante attività ed eventi a servizio dell'infanzia. Tant'è vero che il nostro progetto di quest'anno è stato la cardioprotezione del comune di Altavilla e la realizzazione di un parco giochi a San Cesario, per cui ecco con il laboratorio dell'associazione abbiamo realizzato delle decorazioni natalizie, delle palline, delle decorazioni appunto il ricavato della vendita di questi lavori saranno utilizzati appunto per le attività sociali dell'associazione stessa. Ecco, l'associazione La Panchina quindi 360 gradi sul territorio per la promozione di alcuni progetti. Che riscontro trova lei con la cittadinanza, ecco, se si è attivi, se si produce qualcosa di buono? Qual è il riscontro? Il riscontro, io almeno per quanto mi riguarda, è sempre stato positivo. Le persone di fronte a se stimolate e se fa vedere che ciò che donano viene tradotto in beni, in servizi alla comunità, sono sempre disponibili, chi con poco, chi con tanto, comunque è disponibile ed è partecipe con attività solidali. In occasione di questa giornata promozionale incontriamo anche il promotore della festa dell'olio d'oliva, il presidente della Proloco. Buonasera presidente. Buonasera a lei. Occasione per sviluppare e dare promozione a un prodotto del territorio. Sì, noi già sono 21 anni che facciamo questa giornata promozionale dell'olio d'oliva. Purtroppo quest'anno la produzione è scesa del 60-70%. Fortunatamente l'amministrazione comunale ci ha dato una forte mano e quindi stiamo aspettando un po' il tempo, se ci dà la possibilità, le persone che vengono a gustare i nostri piatti tipici. Ecco, quali sono i piatti tipici che presentate stasera alla giornata promozionale dell'olio d'oliva? Abbiamo l'agane e cici, la sfrionza, che poi sarebbe la carne di maiale con i peperoni sott'aceto, broccoli e salsiccia, i vicci fritti, la pizza cilentana, il soffritto, cicorie e patate e tanti altri piatti, dolci tipici di Natale, i scauratielli, i calzoni, i cannoli. Ecco presidente, ci troviamo, è l'occasione giusta, lei parlava di prodotti tipici, piatti tipici, qual è il suo piatto preferito? Diciamo che a me piacciono tutti. A me piace molto l'agane e cici e poi la frittura di Paranza, perché noi abbiamo fatto un gemellaggio con Punta Tresina. Noi diamo l'olio a loro quando fanno la sagra lì a Castellabate e loro vengono a cucinare il pesce qui quando la frittura di Paranza, quando facciamo noi la sagra. Anche questo perché è un piatto non tipico proprio del posto, però è un qualcosa per far notare l'olio d'oliva come è fragrante facendo la frittura. Buonasera, ecco, vediamo qualcuno che sta vicino al fuoco, vero? Facciamo qualche racconto vicino al fuoco con gli amici, vero? È l'occasione giusta per poter rincontrare qualche amico, vero? Sì. Lei è di Albanella. Sì. Come trova questa festa? È buono, finché... sempre buona, cosa buona. Tutto buono. La cucina com'è? Ha assaggiato qualche piatto? Buono, assaggiato. È buono. E per lei invece che cosa ne pensa di questa festa qua? È bella la festa, solo che ancora non ho assaggiato niente perché è presto ancora. Non ha assaggiato nulla, però si è messo vicino al fuoco, racconta. Il fuoco dopo deve assaggiare. Assaggiare? Sì. Con l'ottimo vino che abbiamo qui ad Albanella, sì, vero? Sì, anche l'olio. E lei abita qui a Albanella? No, di Rocca d'Aspide. Quindi abita a Rocca, trova l'occasione per venire qui ad Albanella. Sì. Come la trova come festa?
Bella la festa, bella. Le piace, quindi non ha assaggiato la cucina, no, quindi non possiamo dire. Deve assaggiare, deve mangiare, non deve assaggiare. Ecco, e quale sarà il piatto che vorrà subito assaggiare? Deve ancora vedere comunque, tanta cosa comunque deve ancora vedere. Ne ha uno in particolare? Ma diciamo che sta sul soffitto. Comunque, pasta a fasulo, loco, comunque tutto ci sta la pizza, deve vedere ancora. Buonasera, l'occasione giusta per riscaldarsi in questa serata è di Albanella? No. Come trova Albanella, da dove viene? Da Campagna. Da Campagna, è venuta giusto per l'occasione o? C'è mio figlio che suona l'organetto. Quindi ha avuto l'occasione di conoscere Albanella. Ha assaggiato qualche piatto tipico già? Ha avuto la possibilità? Solo la pizza. Solo la pizza, come l'ha trovata? Buona, buona. Buona. E invece lei che cosa vede? Ecco, Albanella, un nuovo paese, diverso dalla sua provenienza, che cosa ne pensa? È un paese vecchio, si vede che è fatto bene come paese, sì. Mancano i giovani, dice la signora. Che cosa invece ne pensa di questa festa qui? È bellissima, mi piace. Mi piace perché vedo tanta gente. Il paese era pieno di artigiani. Dopo che è venuto l'IVA, gli artigianati non hanno potuto prendere più i giovani a imparare. E questi giovani non se ne fa niente. No. Tutti i negozi chiusi, le botteghe. Prima ogni porta bassa era piena di artigiani, scarpare, falegname, tutto. Ma niente. Ho capito. E qual è, lei ce lo può dire, il piatto che dovrebbe gustare qualcuno che viene a trovarci qui ad Albanella? A piacere, deve essere una cosa a piacere. È tutto buono. È tutto. Ma il suo piatto particolare? Lei, ecco, quando viene un figlio, lei parla di figli. Quando viene un figlio a trovarla a casa, qual è il piatto? Dico, mamma, fai le cose antiche, dice. Dico. Ad esempio? Pasta e ceci, pasta e fagioli. Quindi dovremmo buttarci su una lagana e ceci magari. Perfetto, andiamo a vedere allora com'è lagana e ceci, va. Ebbene, buonasera. Che cosa stiamo aspettando? Che cosa degustiamo a questa giornata promozionale dell'olio d'oliva? Cosa stiamo aspettando adesso? Vedo i fornelli già pronti. Lagana e ceci, siamo lagana e ceci, quindi assaggerà questo piatto. Sì, sicuramente. Le piace l'ottima cucina cilentana? È la prima volta che si trova qui ad Albanella. Sì. Anche se sono un cilentano. È un cilentano. Sì. E come mai si trova ad Albanella? L'occasione per? Per questa sagra dell'olio d'oliva e vari prodotti locali. Perfetto, quindi ha avuto l'occasione di venire ad Albanella. Certamente. Per il prodotto. Sì, prodotto. Perfetto, sì. Assaggerà solo lagana e ceci, lo dica ai nostri telespettatori. Al di là di questo anche paranza della frittura. E vedo anche il vino. È un bicchiere di vino. Il vino accompagna sempre una lagana e ceci. Vediamo, c'è anche la signora. La signora aspetta lo stesso piatto. No, va bene, l'abbiamo capito. Io sono anche della zona. Della zona, da dove proviene? Matinella, veniamo ogni anno. Quindi viene ogni anno qui alla festa. Sì, sì. Come la trova? Interessante? Interessante. I percorsi sono carini, ci sono molte cose da fare. Quindi è l'occasione giusta anche per vedere il centro storico, per fare una passeggiata. Per fare una passeggiata e fare una cosa diversa, mangiare, ecco, una cosa. Facciamo una domanda un po' particolare. Stiamo vicini al Natale, ha già pensato qualche regalo particolare per questo Natale? No, si regalano prodotti da mangiare. Quindi andrà sull'alimentare. No, ai bambini, sì. Quindi pensa che questo Natale è un po' per tutti. C'è crisi, secondo c'è lei? C'è crisi, sì. Si va sente. Bene. Buonasera, come trova questo piatto? Meraviglioso. Lei è di Albanella? Io sono di Ponte Cagnano. Da Ponte Cagnano viene ad Albanella per degustare lagana e ceci. Certamente. Come trova la festa qui ad Albanella? Meravigliosa, caratteristica, una serata bellissima e ci stiamo divertendo. Perfetto, anche la signora. Ma certamente. Come ha trovato il piatto, signora? Buono, buono, il piatto buonissimo. Bene, come trova Albanella invece? Anche bellissima, un paesino caratteristico, molto bello. Perfetto. Grazie. Grazie. Buonasera. Qui ad Albanella, buonasera, che cosa ne pensate di questa festa? È una bella manifestazione per promuovere i nostri prodotti, quelli tipici di Albanella. Che avete già assaggiato qualcosa? Avete provato qualche piatto? Sì, abbiamo provato la zeppola, buonissima.
fanno verso. Ok, la zeppola però dolce o salata? Di che zeppola parliamo? Dolce, dolce. Zeppola dolce. Anche lei ha mangiato la zeppola con loro? Quindi per solidarietà tutte e tre avete mangiato la stessa cosa. E non assaggiate più nulla? No, dopo ci incamminiamo e dopo vediamo. Perfetto. Lei è di Albanella? Sì. Un invito ai telespettatori a venire qui ad Albanella. Perché? Vabbè, il paese è bellissimo, cioè, comunque si trova ad un punto molto, cioè, che accoglie molta gente. E che cosa invece pensa di questa promozione dell'olio d'oliva, di questa festa? Diciamo è il simbolo di Albanella, l'olio d'oliva che porta avanti questo paese da molto tempo. E invito molta gente a venire qua ad assaggiare il nostro prodotto. Ok, invece che cosa ne pensa lei? Qual è il piatto che dovremmo assaggiare qui questa sera? Dicono il baccalà. Il baccalà. Baccalà e paccheri. Baccalà e paccheri. Lei è di Albanella? No, io sono di Battipaglia. Quindi viene da Battipaglia? Sì, siamo venuti a fare una passeggiata e siamo rimasti baccalà molto... No, vabbè, a parte baccalà e paccheri, bisogna apprezzare quella che è la bellezza del paesaggio, anche diciamo l'architettura e l'organizzazione. Poi ci sono dei begli stand dove si può degustare tutta diciamo l'artigianato, i prodotti gastronomici del luogo. E bisogna anche essere, diciamo, augurarci che l'anno prossimo, il 2015, sarà un anno migliore per la produzione dell'olio, perché anche quest'anno, diciamo, è stata una festa all'onore dell'olio, però in effetti olio non ce n'è ed è un auspicio per l'anno rosso, perché se andate a vedere che chiedere a un produttore qui della zona mi ha detto che quest'anno l'olio non ce n'è, e io sapevo che questa era una buona zona dell'olio, facevano degli oli valutati e apprezzati a livello nazionale. Quale piatto ha assaggiato e quale consiglia di assaggiare? No, io quando vado in un luogo preferisco sempre assaggiare quello che di solito non mangio, e stasera assaggerò, diciamo, la cicoria, perché a me piace molto la verdura ed è un bel po' che non me la mangio. Ebbene, adesso siamo vicino allo stand della pizza cilentana, come diceva il presidente, e vediamo qualcuno che già sta degustando. Buonasera, come trova la pizza cilentana? Buona, lei è di Albanella? No, Bologna. Da Bologna, a Bologna si arriva ad Albanella per quale occasione? Che vivo qua. Quindi vive qui e sta assaggiando la pizza cilentana, come l'ha trovata? No, è buona. È l'unico piatto che ha assaggiato in questo momento? Sì. Ne assaggerà qualcun altro? Certo. Ad esempio, qual è un piatto che ha curiosità? La salsiccia? Non lo so, le zeppole. Adesso piano piano gira e mi renderò conto. Perfetto, bene. Come vediamo è buona, è gustosa. Vediamo, buonasera. Lei ha anche assaggiato la pizza cilentana, come la trova? È la seconda? Che... Sì, sì, ma la seconda pizza è ottima. È ottima, lei vive ad Albanella? Sì, è poco lontano di Albanella. Quindi albanellese doc. Che consiglio dà ai nostri telespettatori per venire ad Albanella? Perché venire ad Albanella? Per venire ad Albanella... L'olio buono Albanella. C'è stato quasi tutto di buono, roba genuina del paese, produzione propria. E penso che sono 80 anni che è stata fatta. Già sta sempre un grande vantaggio. Quindi crede che questa festa, quindi, della promozione dell'olio d'oliva possa essere un lancio per il territorio? Certo, certo. E ecco, un'altra curiosità, qual è l'altro piatto da assaggiare questa sera? Ma... sono parecchi piatti da assaggiare. Il suo preferito? Che ti posso dire? Ci stanno anche dei ceci. Ma sono parecchi, sono tutto ottimo. Quindi gli piace tutto, gli piace, diciamolo, sì, sì. Le piace la cucina, l'ottima gastronomia albanellese. Sì, proprio una cucina casareccia che funziona da sempre e penso che funziona sempre. Perfetto, grazie mille. Ciao, buonasera. Grazie. E adesso vediamo invece la signora che la sta proprio degustando in questo momento. Come trova la pizza cilentana? Buona, buona. Lei buona. È di Albanella? No. Da dove arriva? Altavilla Silentina. D'Altavilla. Avete questa pizza?
Sì, sì, è buona. Io veramente è la seconda volta che vengo a questa sagra. Quindi questo è il secondo anno che partecipa. Come la trova come sagra? È buona, buona. È molta roba casereccia. Sono cucine tradizionali del nostro paese qua, di Albanella. Ecco, lei sicuramente è un'ottima cuoca a casa. Sì, sì, ecco, sì, sì, sì. Qual è il piatto che fa di solito dell'antica tradizione, che le piace? Le ceci sono buonissime. Laga dei ceci che ci troviamo anche qui. Sì, ecco, sì, sì. Avrà la curiosità stasera di assaggiarla? Assaggiata già, è buonissima. L'ha assaggiata già, come l'ha trovata? Buonissima, buonissima. Eccoci qui. Un altro stand, signora, buonasera, che cosa sta aspettando di buono? La zeppola. La zeppola dolce. Sì, sì, la zeppola dolce. È di Albanella, lei? No, 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 Napoli. Da Napoli, viene ad Albanella, come trova questa festa? Bella. Bella, è la prima volta che viene? Come mai ha scelto Albanella da Napoli? Ma perché abito ad Agropoli anche. Ok, quindi mangerà una buona zeppola. Esatto, grazie. Aspetta, invece lei, anche lei sta aspettando la zeppola. No, mia moglie che faccio compagnia a mia moglie che ha mangiato. Ha assaggiato qualche altro piatto? Ho mangiato la sfrionza, ottima, anzi ho fatto il bis. Anche il bis? Prima ho mangiato i cappe e i paccheri con baccalà, ottimo. Come li ha trovati? Ottimo, ottimo. Tra i visitatori di questa giornata promozionale dell'olio d'oliva qui ad Albanella troviamo anche il sindaco di Rocca d'Asfide, Girolamo Ricchio. Buonasera sindaco, come trova questa festa? Penso che è una festa importante nel nostro territorio, è necessario valorizzare i prodotti che abbiamo, anche se quest'anno è stata un'annata non proprio felice. Sono qua proprio per vedere, per apprendere, per stare vicino agli amici e amministratori, perché la Valle del Calore oramai dobbiamo essere tutti uniti se vogliamo difendere e avere quel e non farci derubare di quello che teniamo. Sindaco, ci troviamo appunto per la promozione dell'olio. Ci tolga una curiosità, qual è il suo piatto tipico dell'antica tradizione, dei prodotti tipici del posto? Io penso pasta e fagioli, fagioli e verdure, questa è la... Quindi va piatti, su un piatto, sì, veramente povero. Sì, assolutamente, assolutamente. Perfetto, sindaco, ecco, troviamo l'occasione anche per dire la Valle del Calore, lei parlava della Valle del Calore, qual è l'impegno, ecco, di Rocca d'Asfide come comune per il prossimo Natale? Che cosa, ecco, si sta pensando anche con gli amici amministratori? Ma l'impegno è comune di tutti i sindaci della Valle del Calore e degli Alburni. Noi stiamo portando avanti insieme le zone interne. Come sa, noi abbiamo avuto dalla regione il riconoscimento 29 comuni, siamo stati delimitati quali aree interne che hanno maggiore, debbono avere maggiore supporto ai fini finanziari. E io penso che entro Natale, massimo entro gennaio, sarà ufficializzata l'intera, fatto questo patto, questo accordo di. Questo accordo fra tutti i comuni, i 29 comuni, e quindi partiremo per una strategia di area. Buonasera, che cosa degustiamo? Che cosa stiamo aspettando? È un viccio preparato. Viccio fritto, sì. Quindi è la prima pietanza che assaggia? La prima pietanza che assaggia? O è... Qual è il suo piatto tipico? No, non è mio, io non sto aspettando da mangiare, ma comunque il mio piatto preferito è il viccio. Sì. Il viccio fritto con un po' di sugo sopra, un po' di formaggio, ecco. Abita ad Albanella? Io veramente sono di Salerno, però passo, diciamo, i fine settimana ad Albanella. Ad Albanella, ecco, lei viene da Salerno, faccio un invito ai nostri telespettatori per venire alla giornata promozionale dell'olio di oliva di Albanella. Invito molta gente a venire perché è una bellissima, diciamo, sagra
La roba da degustare è molto gustosa e fatta tutti con prodotti tipici e genuini. Quindi spero che arrivi molta gente. Ebbene, ci troviamo ecco allo stand della Sfrionza. Come trova questo piatto? È ottimo, che mi piace molto, è carne di maiale che mi piace, con le patate e i peperoni. È la prima volta che assaggio? È la terza o quarta volta che vengo qua. Lei da dove arriva? È da Bellizzi. Da Bellizzi ha trovato l'occasione per venire ad Albanella. Come trova Albanella e la sagra? È caratteristico, che bello, è un vecchio paese che piace, perché pure io sono un poco vecchietto, perciò mi ricorda la mia infanzia. Quindi è la giusta occasione per ritrovare un piatto dell'antica tradizione. E poi dei ricordi del paese, che è bello visitarlo, è tanto bello perché mi ricorda, come ti ho detto, la mia infanzia. Ecco, però vedo che è accompagnato anche dall'ottimo vino. Sì, ci sta bene col piatto. Sì, come no, fa la salute di tutti. È la prima volta che vi trovate qui ad Albanella? Sì. No, veramente siamo originari di Albanella, ma viviamo a Roma. Vivete a Roma, è l'occasione giusta per ritornare nel paese d'origine e stare qui alla festa dell'olio d'oliva, della giornata promozionale. Come trova questa festa? Ma veramente io sono appena sceso da casa, adesso, però spero di trovare delle cose interessanti. È la prima volta quindi che si trova di questo periodo? No, vengo spesso. Ecco. Lei capita a Roma, un invito ai nostri telespettatori per venire a trovarci qui ad Albanella. Venite ad Albanella perché c'è gente simpatica. E anche la giornata promozionale dell'olio d'oliva. Perfetto, grazie. Buonasera, allora, festa dell'olio d'oliva, vero? Ad Albanella, tu sei di Albanella? Sì. Ecco, fai un invito ai telespettatori a venirci a trovare ad Albanella. Venite ad Albanella che è bello, venite. È bello. Hai assaggiato qualcosa? Sì, la pizza. Che cosa? La pizza. Come l'hai trovata? Solo con sugo. Con sugo. È buona? Sì. Molto? Mm-hmm. E lo chiediamo anche alle tue amiche, vediamo un po' che cosa ne pensi, hai assaggiato qualcosa? No. Nulla? Fai un invito ecco ai telespettatori di Voce di Strada a venire qui ad Albanella, perché? Perché è la sagra dell'olio. Chieda a lui come trovi la cucina albanellese. Buona. Buona. Fai un invito ai telespettatori di Voce di Strada a venirci a trovare. Venite ad Albanella che la cucina è buona. E ricordiamo che cosa stiamo facendo qui. È la festa? Dell'olio. Dell'olio? D'oliva. D'oliva, bravo. E adesso facciamo un saluto collettivo a Voce di Strada. Ciao. Ciao.